Quindi buonasera a tutti e a tutti. È eh, un piacere essere qui a questa conferenza e mh, anche mh, poter come dire. Uh, Condividere con voi che siete ut utenti, qualificati, esperti, ricercatori e eh, anche amministratori insomma, della ricerca italiana e anche eh, proponenti, come immagino ci siano persone anche dei grant office, insomma, che a vario titolo operano nel mondo eh, della ricerca europea. Quindi persone qualificate, eh, capire qual è l'orizzonte di Horizon Europe oggi e eh, quale può essere anche un rafforzamento della strategia italiana, detto che eh, quanto abbiamo sentito finora ci fa, ci fa ben sperare, perché insomma, rispetto anche agli anni passati ormai sono purtroppo quasi 30 anni che, che lavoro nel mondo della ricerca e nel mondo della ricerca con progetti europei eh, potremmo dire che oggi eh, c'è una maggiore maturità e consapevolezza sia grazie anche ad APRE, grazie al fatto che insomma il Ministero della Ricerca oggi è maggiormente organizzato e consapevole nel sostenere queste strategie, insomma, penso che queste siano state conquiste insomma, anche degli anni recenti che ci hanno portato a un ulteriore in avanti. Quindi la, la mia visione oggi è positiva, lo, lo dico subito, eh, positiva per tanti aspetti eh, che non solo riguardano anche una maggiore consapevolezza e organizzazione del ministero, una maggiore anche coinvolgimento di tutto l'ecosistema italiano rispetto a qualche anno fa, quando ho iniziato io, che erano gli albori, eh, quando ero giovane ricercatrice, ancora si usava il DHL per mandare le proposte europee. Quindi penso che insomma sono passata, è passata molta acqua sotto i ponti, perché correvamo al DHL a che lasciava aperta apposta l'ufficio perché sapeva che dalla Scuola Santana dovevano partire un certo numero di proposte. Quindi pensate, insomma, come è stata l'evoluzione. Insomma, e allora eravamo fra le poche università d'Italia che, che faceva questo tipo di progetti. E oggi mi sono fatta fare un po' di schemi e di analisi dei dati della partecipazione italiana ed è sicuramente eh, c'è una maggiore diffusione, una maggiore partecipazione e eh, l'agenzia europea, l'idea di partecipare a Horizon Europe fa parte del background e della missione e delle strategie di tutte le università e gli enti di ricerca italiani. Quali sono secondo me le prospettive? Le prospettive sono eh, anche di una maggiore mh, capacità di comprendere le evoluzioni dei meccanismi, perché Horizon Europe è cambiato profondamente. È stato detto, abbiamo parlato, il Presidente ci ha parlato di innovare nella complessità. Oggi Horizon Europe è un programma complesso che è fatto dall'integrazione di diversi progetti, di diversi programmi che hanno finalità e modalità di partecipazione completamente diverse. E questo è il primo aspetto su cui secondo me in questi quattro giorni occorrerà riflettere. Il secondo aspetto è che... Uh rispetto anche a qualche anno fa oggi gli stati membri hanno un ruolo di protagonista superiore rispetto al passato per questo è molto importante che il dottor Consoli sia parte di questa strategia perché rispetto al passato a come erano nati i framework europei di qualche anno fa oggi proprio per le dinamiche anche politiche della Commissione Europea gli stati membri sono parte della strategia e quindi è difficile con, eh, poter produrre o proporre un una politica della ricerca e soprattutto dell'innovazione indipendente senza avere l'appoggio e il sostegno della propria agenzia nazionale di riferimento, nel nostro caso del Ministero della Ricerca. E quindi questo è un soprattutto nei programmi con i partenariati. Il terzo elemento è l'importanza e la crescita dello European Research Council, che ha uno schema completamente diverso dagli altri, e quindi integra eh, promuovendo la leadership individuale e comunque anche una maggiore libertà di progettazione e di programmazione svincolata. Da un framework definito e programmatico. E questo è un ulteriore elemento di novità perché si è venuto consolidando e si è venuto consolidando con un imprinting anche molto franco-tedesco, soprattutto tedesco, ricordandoci che in Germania il Max Planck, il Leibniz e la maggior parte delle istituzioni di ricerca, non per non parlare delle università che addirittura, diciamo sono governati dai lender hanno come obiettivo la totale indipendenza della ricerca dal potere politico e questo per loro è uno dei valori istitutivi e costitutivi che spesso ripetono nelle loro politiche e lo European Research Council è un po' frutto di questo l'idea di avere eh, maggiore eh, capacità di eh, affiancare e sviluppare la libertà della ricerca, l'eccellenza scientifica e anche una indipendenza dai programmi come è stato detto, io ho lavorato per anni e ora ho deciso, diciamo, di lasciare perché ho, fatto il mio, ho svolto il mio compito come chair dell'expert group sulle uh, partnership. Quindi, soprattutto nell'ultima fase, negli ultimi tre anni direi, sulla metodologia di valutazione delle partnership. Le partnership sono, in un certo senso, speculari e eh, complementari allo European Research Council, nel senso che sono strumenti pensati per colmare i divari per creare sviluppo, per coinvolgere in maniera più equilibrata o per recuperare o lanciare nuovi settori. Quindi penso al quantum tech, alla forza che hanno avuto le partnership per trasformare la fisica quantistica in ehm, tecnologia quantistica. Sicuramente eh, le, i partenariati sono stati cruciali. Probabilmente con, se, con singoli progetti dello European Research Council non avremmo prodotto questo grande sviluppo, perché la trasformazione di scienza in tecnologia coinvolge e deve coinvolgere alleanze pubblico-private, non può essere solo proveniente dalla leadership dei ricercatori per quanto creativa e quindi ci vuole un intervento più sistematico, oppure l'intervento sulle batterie o sulle terre rare o sui materiali, insomma sono interventi in cui c'è effettivamente una programmazione del la Commissione europea e soprattutto degli Stati membri per la ragione che dicevo prima, perché oggi gli Stati membri sono parte del processo decisionale. Per qualche anno è stata più come dire, nel pendolo, più eh, diciamo, la Commissione europea a dirigere l'orchestra, oggi è un'orchestra che prevede una partecipazione sistematica. Eh, anche dei ministeri e, e le partnership hanno un Noi abbiamo sviluppato una metodologia di valutazione che è stato il report più eh, scaricato eh, da, dal, nella DG Ricerca dell'estate, quindi è sicuramente è stato un esercizio importante. In cui abbiamo sviluppato una metodologia che mi auguro poi venga anche abbastanza recepita in Italia, perché adesso stiamo anche firmando, oggi abbiamo avuto il parere positivo del Consiglio Scientifico del CNR. Eh, L'agreement sull'assessment della ricerca a livello internazionale perché che è un passaggio molto collegato alla metodologia di valutazione delle partnership che noi abbiamo individuato in cui si valuta e si utilizzano sicuramente eh, le valutazioni bibliometriche e tutti i dati riscontrabili quantitativi già disponibili, ma si fa un salto ulteriore definendo nelle partnership la griglia di valutazione di chi performance indicator e andando a sviluppare delle fish per ogni partnership. Eh, partnership specifiche in cui eh, chi sviluppa la partnership si dà un progetto, un programma di sviluppo e la valutazione è in qualche modo condivisa con chi sviluppa e si fanno attenzione non solo delle fish per partnership e quindi per progetto, ma anche delle country fish in cui si capisce il paese, quale strategia di sviluppo Uh, uh, ha voluto promuovere, quindi su quali partnership ciascun Stato membro ha deciso di investire e come questo è coerente, diciamo, poi con la partecipazione. Queste sono, penso, io le ho dette molto rapidamente, probabilmente quasi tutti voi conoscete già queste cose, ma certamente fanno parte di un principio di coinvolgimento strategico nella programmazione. Infine. L'ultima parte, oltre al Research Assessment Agreement, la valutazione, che è una parte fondamentale, cambierà e sta cambiando profondamente grazie a questo impulso della Commissione europea. Sarà molto importante poi valutarne l'impatto anche su un sistema di valutazione italiano, che comunque si dovrà aggiornare. Noi come Consiglio nazionale delle ricerche abbiamo deciso di aderire, ora con il parere positivo del Comitato scientifico lo firmeremo, questo avrà... Uh, sicuramente una, uh, un riflesso su come noi organizzeremo il research assessment e. L'ultima cosa che vorrei eh, proprio condividere con questo pubblico qualificato eh, è che noi come eh, Consiglio nazionale delle ricerche abbiamo un piano di rilancio che prevede l'utilizzo dei panel dello European Research Council come nuova modalità organizzativa eh, del, della ricerca dentro al CNR, che significa che stiamo per partire con una grande ricognizione in cui abbandoneremo i settori scientifico-disciplinari, peraltro mai veramente decollati al CNR, le aree strategiche e ogni ricercatore potrà aderire liberamente a un ambito scientifico disciplinare, quindi a un panel o a più panel, dandone uno primario ed altri non prevalenti. Questo significa lasciare a ogni ricercatore una maggiore libertà di uscire dalla propria eh, come dire, ambito prevalente e definire degli ambiti aggiuntivi. Questo per ritornare alla multidisciplinarietà come dimensione fondamentale della ricerca che penso si integri meglio con i trend della ricerca a livello eh, globale. Quindi, da ultimo, direi che mh, secondo me i messaggi che ci arrivano, che ci sono arrivati sia dai partenariati che dalle... Uh, che dall'evoluzione dello European Research Council, quindi European Euro Innovation Council e Research Council, sono, e, e, e poi diciamo dalla storia della pandemia, sono molto chiari. Non possiamo pensare di finanziare solo l'innovazione se non c'è la ricerca fondamentale. Ci devono essere entrambe le gambe. Ci deve essere la ricerca fondamentale finanziata anche in Italia, come negli altri paesi, perché altrimenti non saremo mai competitivi nemmeno sull'innovazione. Quindi non possiamo pensare di eh, finanziare solo l'ultimo miglio e la parte traslazionale se poi non abbiamo il background di ricerca fondamentale. Quindi io credo che un ente di ricerca possa sicuramente scegliere un, anche, diciamo, delle strategie in cui si prevede uno o più programmi come prevalenti, ma deve essere chiaro che a livello globale di sistema italiano deve esserci una copertura totale da, la ricerca fondamentale fino alla ricerca e all'innovazione. Un paese come il nostro non si può permettere di pensare di perseguire l'innovazione in senso stretto perché non avrebbe la fonda le fondamenta su cui eh, edificare eh, lo sviluppo. Grazie. Grazie. Grazie di questo intervento da cui credo possiamo tutti trarre diversi spunti molto interessanti. Questo mi fa pensare tra l'altro all'indispensabilità di un ruolo attivo del CNR e perché no magari tuo personale in qualche forma di interazione su quell'esercizio di cui eh, parlavo prima. Ehm... Direi che le cose che hai detto poco fa danno proprio il senso di una grande esperienza che tu hai, dal punto di vista diverso, di scienziata, di ministra, di presidente, di CNR e altro, eh, delle cose della ricerca europea. E mi pare che tu abbia colto veramente un po' in maniera profonda certi elementi di novità. Eh, della ricerca europea oggi rispetto al passato. Eh, ti vorrei fare qualche domanda, eh, cominciando un po' dal generale. Il, il, il programma quadro attuale, Horizon Europe, in generale la ricerca europea, per come eh, la conosci tu e in particolare dal punto di vista del CNR, ti sembra che sia lo strumento efficace? Lo strumento di cui c'è bisogno per affrontare le grandi sfide dell'oggi e del domani. Ma questa salute, è una... energia, eh, esatto. informatizzazione, decarbonizzazione, inclusione sociale. E dunque, questa è una domanda molto difficile perché uh, ovviamente. Eh, è lo strumento che noi abbiamo, Horizon Europe. Io raccom raccomanderei una maggiore partecipazione italiana sia a livello ministeriale, come abbiamo detto, il MUR come agenzia di riferimento è cruciale, ci cioè deve essere sulla palla, non può abbandonare il campo. No? Tanti anni fa non c'era proprio, oggi c'è, <ride> grazie a Dio, e, eh, e questo per noi è decisivo. Quindi è, è decisivo il ruolo di Apre, la sensibilizzazione, la formazione, il monitoraggio, la raccolta dati, tutto quello che fate. È decisivo il ruolo uh, del Ministero, e, però deve essere anche coinvolta o... Oh, farsi coinvolgere, perché per, questo è, è importante, la comunità scientifica, eh, tutti gli addetti ai lavori per essere parte della eh, come dire, preparazione della risposta di Horizon Europe. Se non c'è un tema è colpa nostra che non ci abbiamo messa. Cioè io non la vedo come, dire, come qualcuno, qualche burocrate, come si usa a dire oggi, non ha inserito, non lo so qualche tema che invece beh, è colpa mia che non ce l'ho fatto inserire, perché le consultazioni ci sono, i, i knowledge hub ci sono, adesso ci sono strumenti che io ho adottato, ho imparato tantissimo sulla gestione della democrazia eh, in questo senso, cioè ci sono metodi di consultazione e di engagement, se noi non facciamo il pasto di essere parte di questi metodi di consultazione e di engagement non ci possiamo poi lamentare. Eh, come dire, di come è andata, così come se non partecipiamo alle elezioni, poi non possiamo dire è andata come non ci piaceva. Cioè, se vuoi essere parte del sistema, partecipa a livello europeo, a livello italiano. Quindi la comunità italiana è un po' restia a farsi parte di questo sistema, sono molto presenti soprattutto i paesi che vogliono avere un ruolo L'Estonia, la Lettonia, eh, è molto presente la Germania, ovviamente, dobbiamo essere presenti anche noi, ma non basta l'impulso che possiamo avere eh, dal Ministero, dobbiamo anche noi stanare il ministero su questo, quindi la ribalto un po' la palla in campo. Il secondo punto è, non so se sono gli strumenti giusti, certamente si fa un grande, c'è una grande discussione eh, in Europa, soprattutto ci sono molti cluster di paesi, no? paesi più nuovi arrivati, paesi dell'est, paesi in transizione, c'è varie forme di tentativi di dire che il, eh, i programmi europei devono ricadere su tutti, questo è importante che ci vuole un maggiore coinvolgimento. Certo, noi possiamo dire che dovremmo anche noi proporre un modo per diciamo raggiungere delle tematiche, far raggiungere a delle tematiche ormai mature il livello di partenariati, cioè noi abbiamo più di 50 partenariati, partnership. Queste partnership sono nate da esigenze a volte top down governative, a volte invece bottom up, per lo più ora sono top down, il meccanismo bottom up è meno così forte, però certamente dobbiamo essere parte del dibattito culturale. Non ci dimentichiamo che noi dobbiamo favorire Uh, questa crescita culturale che la ricerca e l'innovazione sono anzitutto un tema culturale, di cultura complessiva e come sempre in questo ambito dobbiamo essere anche noi magari proporre conferenze come questa, anche nazionali e dire quali sono secondo voi i temi nuovi per nuove partnership o per nuove iniziative pubblico-private rilevanti perché insomma dovremmo eh, avere poi non che ce le calano dall'alto perché magari c'è un interesse tedesco francese o francese o non lo so o olandese cioè dobbiamo far mostrare in certi ambiti per esempio sul mare ci siamo riusciti il mare è un tema anche mediterraneo e ora il focus lo abbiamo spostato verso sud però per far questo serve un grande movimento già che hai parlato delle partnership eh, secondo te. Beh, Luigi Consoli ricordava che sei la massima esperta eh, nazionale anche in virtù del fatto di aver partecipato proprio a quel, sì. a quel panel. Eh, sono, gli, sono, strumenti, sono strumenti adatti per realizzare quelle complementarietà fra livello europeo e livello nazionale eh, di cui spesso parliamo e di cui spesso ricordiamo la necessità? Sono. Lo, sono uno, non forse non il, ma sono uno strumento utile eh, a quello scopo, eh, sinergie con i Fondi nazionali. Ho dimenticato di accendere. Allora, dicevo: se eh, le partnership sono possono essere lo strumento giusto per realizzare quelle complementarietà fra livello europeo e livello nazionale. e Penso al. Ai nuovi strumenti che ricordava. Dunque. Sì, io penso che mh, sono uno strumento importante purché ci sia un monitoraggio. Io credo che il più grande risultato del nostro expert group è, sia stato quello di convincere insomma, eh, la parte diciamo, della Commissione europea che è preposta a questo che serve un monitoraggio. Io mi auguro che anche nel PNRR lo attueremo perché i nostri programmi del PNRR, soprattutto quelli più grandi, i centri nazionali, sono delle partnership di fatto, non sono del tutto simili, io non ho trovato grandi di differenze, diciamo, perché sono dei grandi partenariati finalizzati con una pletora di iniziative che vanno dalla formazione all'educazione all'innovazione. Cioè, cruciale è il monitoraggio. Secondo me è molto importante: sia il monitoraggio che il follow-up. E questo è sempre stato un po' un problema italiano, cioè la difficoltà nel monitorare, anche il monitoraggio della, della spesa corretta può aiutare a evitare disastri, come dire, o anche disastri che possono ritardi sostanzialmente restituire e non spendere bene i finanziamenti. E quindi secondo me, eh, soprattutto perché qui ci sono un po' di addetti a lavori, la parte fondamentale è mh, riuscire a agganciare bene l'evoluzione della spesa. E quindi di, come dire il, lo sviluppo e il raggiungimento delle milestone di questi programmi con la parte amministrativa, non sganciarla completamente. Quindi non può essere lo stesso team che fa i due lavori: c'è cioè chi fa ricerca e chi fa amministrazione. Però, nello stesso tempo ci vuole una grande sincronizzazione io la chiamerei così nel, e quindi monitorare la spesa, non andare exposta a cercare le fatture per fare le rendicontazioni, scusate se sono brutale, ma è tutta la vita che faccio questo lavoro, purtroppo sono una ex giovane e quindi so bene come funzionano le cose, ecco. Per evitare questo, le partnership che hanno funzionato sono quelle che hanno monitorato eh, e lasciato più libertà anche di riaggiustare e rimodulare, perché l'illusione che io faccio un programma ora e che per tre anni lo seguo pedissequamente è contrario al principio della ricerca: cioè la ricerca di, per sua natura ha imprevisti, rimodulazioni, quindi bisogna dare anche gli strumenti per rimodellare. Rimodulare ecco, Le partnership che hanno avuto maggiore flessibilità e più trasparenza e rigore, l'ultimo lato secondo me importante, per esempio le open call sul PNRR saranno un elemento molto importante, lo sono state fondamentalmente anche sulle partnership. Le partnership che hanno fallito o avuto grossi problemi sono quelle in cui le open call non avevano una gestione terza e chiara hanno presentato dei problemi di inbreeding, ci sono stati, non è solo in Italia, ci sono questi problemi, ci sono ovunque. Molto importante far capire e utilizzare questi strumenti in maniera corretta, perché ecco, lavorare sempre come se avessimo il magistrato della Corte dei Conti a fianco a noi, a guardarci, questo secondo me è eh, diciamo, una assicurazione e questo è valido non solo in Italia, non solo sul PNRR, ma in generale. Uh, a tutti i livelli anche sulle partnership è molto importante questo rigore non solo nella ricerca ma anche nella gestione della ricerca e nella spesa eh, dicevamo prima che, stiamo, diciamo prima che stiamo entrando in una prima preliminare fase di valutazione eh, di horizon dal tuo punto di vista dal punto di vista tu personale del CNR pregi e difetti Cosa aggiusteresti? Che cosa cambieresti in futuro? Ma io sono sempre cioè, la cosa: la prima cosa che cambierei è una semplificazione, perché non tutti hanno la perfetta comprensione dei linguaggi, delle metodologie, degli acronimi stessi e delle come dire, tutte le specialità che noi conosciamo bene di Horizon Europe. Europe. non è facile, non è facile capire per un ricercatore, anche un giovane ricercatore, la differenza fra lo European Innovation Council, lo European Research Council, a noi. Son tutta la vita, più, più di due decenni che lavoriamo in questo mondo, ci sembra magari scontato quando arriva un giovane e rimane disorientato, anche eh, io ho visto gente, eh, persone anche che io stimo tantissimo arrivare a queste riunioni e non capire assolutamente nulla per il gergo e la metodologia e il linguaggio che viene utilizzato. Questo secondo me è molto elitario, ed è, per questo, ed è una delle ragioni per cui, magari, la Commissione europea non viene percepita bene perché non è facile da capire, cioè i suoi linguaggi, questo inglese è un po' di Bruxelles tutto suo che non è facile, quel linguaggio è molto importante. Il secondo aspetto, quindi, dopo questa semplificazione, sicur sicuramente cercherei di essere più eh, trasparente nelle metodologie di valutazione. Ho visto in Germania è eh, molto bello questa esplicitamente fare riferimento a tutto quello che viene fatto per valutare i progetti in maniera molto molto trasparente anche il processo decisionale delle partnership a volte non è stato chiaro è una critica che io ho sempre fatto eh, se non sei chiaro siccome sono fondi pubblici c'è il dovere della trasparenza anche se costa molto però è una parte del costo secondo me ben speso spiegare i processi anche Infine, una capacità di rimodulare e riaggiornare il, il work plan secondo quello che avviene scientificamente. Quantum tech non è pensabile, cioè, fra un anno potrebbe cambiare tutto se c'è qualche scoperta scientifica. Ma questo non solo il quantum tech, perché magari io lo conosco meglio, ma anche la robotica o i materiali, cioè, capire che la scienza. Non può essere pianificata al 100% e quindi bisogna consentire degli strumenti di riarrangiamento dei programmi secondo poi l'evoluzione scientifica. Questo non sempre è chiarissimo, magari è più chiaro nello European Research Council, negli altri ambiti è più difficile. Infatti, a me è piaciuto il fatto che nel PNRR sono stati chiamati dei panel con dei chair che erano dei riferimenti, che poi, io mi auguro, rimangano come riferimenti. Faccio un ultimo esempio: io ho fatto la valutazione dell'iniziativa di eccellenza dell'università tedesca e sono stata richiamata dopo. Cinque anni a rifare la valutazione intermedia e il follow up dei programmi che avevamo finanziato all'inizio. Abbiamo visto che qualcuno è andato meglio qualcuno peggio. Cioè avere anche dei panel, la peer review e dei panel che si mantengono nel tempo è, è cruciale secondo me perché diventa poi una collaborazione come abbiamo cercato di, di dire nel nostro. Lavoro degli expert group, poi è diventato talmente tecnico e specialistico e time consuming che io ho lasciato perché la metodologia c'è e ci saranno delle persone però preposte a fare questo lavoro, cioè è giusto che ci siano, sono gli officer, sono i colleghi, che gli esperti nazionali distaccati, tutti quelli che lavoreranno a questo sistema, bisogna accettare che ci sia una certa percentuale di noi dedicata a questo, cioè non si può fare senza, senza questa componente. Accennavi poco fa al fatto che eh, hai colto l'occasione di questo evento per andarti a guardare i dati di partecipazione. Sì, sì, sì. E allora ti, ti vorrei fare una domanda su questo. Se guardiamo i dati di partecipazione italiana dal punto di vista della tipologia dei partecipanti, eh, ovvero industria, università, ricerca, eccetera, vediamo che uno dei punti deboli della partecipazione italiana è proprio quello degli enti pubblici di ricerca sì. ma non perché il CNR e gli altri enti siano da meno rispetto ai loro pari degli altri paesi perché poi se guardi i tassi di successo non ci sono grandi distanze dall'uno all'altro ma perché eh, meno ricercatori meno risorse meno finanziamenti meno infrastrutture eccetera allora la domanda è eh, nel quadro di un auspicabile rafforzamento del sistema di ricerca italiano nel suo complesso, ritieni che gli enti di ricerca pubblici necessitino di un di più di iniezione di risorse in futuro? Beh, una domanda ovviamente Ti la risposta non può no, essere: sì. come fai a dire di ovvio. Uh, dunque, noi abbiamo capito che dobbiamo rafforzare. La nostra presenza non solo nelle, nelle proposte ma anche nella qualità delle proposte perché la, no, noi necessitiamo di uno sviluppo della leadership individuale che forse in Italia non è stata sufficientemente promossa. Sicuramente è stata promossa più a livello universitario che a livello. Per esempio di CNR. Quindi il piano di rilancio è tutto incentrato su questo punto. Quindi è un punto secondo me decisivo. Noi eh, non possiamo ritagliare il CNR sulla partecipazione a progetti collaborativi e appartenariati. È molto bravo il CNR su questo, ma non può essere l'unica. Prima di tutto, perché ormai Horizon è diviso in, in, in ambiti in cui invece è la leadership individuale che conta. E poi perché noi eh, sappiamo che eh, la eh, ricerca poi passa per delle leadership individuali in cui c'è anche l'ambizione scientifica del ricercatore, che non deve avere gerarchie. Per cui eh, ricordiamoci che la libertà della ricerca, la leadership individuale sono cruciali e quindi noi abbiamo pensato di investire su questa per il futuro del CNR, quindi investire sui leader e sui talenti. Quindi a me piace molto la parola talento, perché penso che ognuno possa trovare il proprio talento, questo è un po' l'obiettivo, nel senso che ci sono persone che lavorano meglio nei partenariati per la loro natura e anche ambiti, la robotica è molto, ha molto progredito, quindi il mio ambito molto sui partenariati, però ci sono aree eh, nelle scienze della vita o nella fisica dove invece la leadership industri scusate, industriale individuale è fondamentale perché eh, L'idea procede anche per grandi sfide a cui è su cui è giusto costruire un team che però ha un, 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 uno o più leader scientifici che se ne fanno carico. E, mh, e quindi eh, faccio un esempio sempre in Max Planck o il CNRS, no? il direttore di ricerca, è comunque una persona che ha un suo gruppo di ricerca. Questo è inevitabile, però non ha... Uh, gerarchie sopra. Questo è molto importante. Cioè, L'obiettivo è quello di avere tanti leader che condividono un ambiente e condividono delle infrastrutture, generano e, e, e mantengono e sostengono lo sviluppo delle infrastrutture di ricerca, ma sono uh, leader internazionali con gruppi che sono a loro volta dei grandi bacini di sviluppo di, di nuovi, di giovani per i giovani, palestre per lo sviluppo. Eh, del, dei giovani ma non devono rimanere né rigide cioè il giovane no, solo quando è giovane sta sotto un leader poi diventa un leader perché non può rimanere a vita a fare eh, quel mestiere, eh, cioè questo meccanismo, che è un meccanismo che c'è ovunque nella ricerca, nel CNR come negli altri enti, probabilmente va di nuovo ripreso in mano. No, non c'è niente di male, anzi, la ricerca è fatta di questo e, e spesso uh, è uh, come dire, anche contraria al principio delle gerarchie, i layer. Quindi, noi vorremmo rimuovere qualche layer gerarchico. Direttore, controdirettore, super direttore, mega direttore, e far arrivare questi leader capaci, nei limiti dell'utilizzo corretto del budget rispetto delle regole del loro programma, capaci di gestire il loro programma di ricerca nel modo migliore possibile. Ovviamente con una valutazione, perché eh, la sofferenza che io ho notato, soprattutto in Italia, che è anche un elemento che ha, non ha favorito l'attrazione dall'estero, è questo diciamo, imbrigliarsi in strutture che poi non, non, sono poi, non rispondono a, 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 o, non, o non rispondono alla domanda di eccellenza e di indipendenza che naturalmente un ricercatore a una certa età sente. Io l'ho sentita a 35 anni e ho detto, no, ora basta, ora faccio io il mio gruppo, è normale, e quindi penso che noi dobbiamo dare questa normalità. E questa è una riforma che avete già avviato? Sì, 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 è avviato, mm. sì, è, già, è già, già avviato, sì, sì. Senti, se, hai qualche... se hai ancora qualche minuto e se sei d'accordo io proporrei di passare sì. anche se solo brevissimamente la parola eh, al Marco mi guarda male, non era previsto, però dai facciamo <ride> la parola al, all'uditorio. Se ci sono eh, delle domande manifestatevi. Neanche voi vi aspettavate queste, eh? mm -hmm. No. Me le potete mandare anche via email eh? <ride> nel prossimo futuro. Io leggo tutto. Non sempre rispondo, ma leggo tutto. Oh, mm -hmm. bravo. Allora, si è parlato... Tu vuoi presentarlo? Sì, altro? certo. Donato Bonifazzi, amministratore Ente di Ricerca Privato, eh, CWBF, Consorzio per Valutazioni Biologiche e Farmacologiche, coordinatore di un Establishing Research Infrastructure, EPTRI. European Pediatric Translational Research Infrastructure si è parlato molto di partnership, che è ovviamente una frontiera molto interessante per il mondo della ricerca europeo e italiano. Ma in alcuni casi non è chiarissima la governance in Italia delle partnership. In particolare, vabbè, ah non continuo con la domanda perché la professoressa Carrozza, ovviamente, ha già capito di cosa stiamo parlando. L'ambito, ad esempio, è quello della salute: quindi ci sono partnership, rare disease, ad esempio, ma anche altre, e non è solo ambito della salute, nella quale gli attori italiani non sanno con chi dialogare sostanzialmente. Eh, questo è un problema. Infatti, l'abbiamo notato anche noi, cioè, se volessero fare un salto di qualità, indipendentemente da co fund, perché poi dipende molto dal meccanismo di finanziamento e dal ruolo di stati membri, se sono ERANET, co fund, se sono eh, iniziative di tipo diverso. Cioè, il problema della governance c'è. C'è perché è molto varia anche a seconda poi di chi sono gli antifinanziatori e del, dei meccanismi vari. E lì bisogna secondo me, quello che dicevo prima, periodicamente sarebbe corretto secondo me fare una conferenza nazionale della ricerca, proprio una conferenza nazionale con il Ministero della Salute e della Ricerca soprattutto che sono le entità più grandi ma anche gli altri mise. E altri per sviluppare la capacità di fare rete su questi temi, cioè quindi essere presenti prendendo, cioè una conferenza tecnica, io sto dicendo, in cui ci si siede in tutti insieme e eh, si condivide insieme il percorso per poter essere presenti a livello sistematico. E, e questo vale per salute, mise, ricerca, insomma, sarebbe una cosa rivoluzionaria. E anche perché poi spesso eh, abbiamo questa distinzione che fra eh, salute e ricerca che con il governo Draghi si è abbastanza attenuata, e, e quindi è un patrimonio che noi abbiamo e dobbiamo far sì che questo patrimonio si mantenga. Ci sono tutti i presupposti anche con questo governo, però noi dobbiamo diciamo incoraggiarlo. Questo. Che permane e che si sviluppi. Però poi mancava il Mise. Ora dobbiamo mettere insieme anche il Mise. Quindi io auspico, potrebbe essere anche promossa da Apre, potremmo farlo tutti insieme eh, di avere una conferenza nazionale su questo tema una volta l'anno in cui ci troviamo a discutere proprio di questo tema. Non so se ho risposto alla domanda. Grazie, non vedo altre mani alzate. Sì, una sì, l'ultima. Arriva oh, il microfono. Gilberto Burgio di Collins Aerospazio. Mm -hmm. di Collins Aerospazio. Eh, domanda molto semplice eh, come formulazione, come risposta complessa. Come, come facciamo ad avvicinare la ricerca? In Italia all'industria. Ora lei ha fatto molti riferimenti alla Germania. In Germania eh, l'università collabora molto con l'industria, ci sono molti fondi industriali a finanziare progetti universitari, anche a livello di eh, centro di ricerca, il CNR. Sinceramente, ora non so quanto sia forte il legame eh, con l'industria, però io sento che. Stiamo indietro da questo punto di vista, cosa possiamo fare? Ma eh, questa è una domanda pertinente. Allora, il, il CNR, come anche molte università oggi, collaborano molto con l'industria. Il problema è, secondo me la diversa dimensione, cioè le grandi industrie, le corporate hanno più facilità anche nei rapporti, sono più strutturate e preparate, poi ci sono gli attori medi o gli attori piccoli, non si può pensare di avere gli stessi strumenti per le tre, i tre tagli di, di eh, sistemi e poi ci sono i consorzi, i cluster, le organizzazioni, cioè, quindi è molto variegata è anche molto variegata la maturità di questi strumenti. Secondo me dovremmo da una parte facilitare i rapporti, che significa anche dare maggiori linee guida e flessibilità alla gestione della proprietà intellettuale, che oggi è diventata il nodo principale, a parte diciamo l'inicabilità, tutto quello, metterli in contatto, però poi alla fine quando si va all'atto pratico di dover... Sviluppare dei laboratori uniti o così c'è la gestione sicuramente della proprietà intellettuale, dei risultati, lo sviluppo su cui c'è da fare un accordo preliminare. Non sempre le università sono mature da questo punto di vista e non sempre le imprese hanno la capacità di comprendere che qualcosa deve rimanere all'università, nel senso che diciamo si devono stabilire diversi gradi di rapporti secondo il rischio, alto rischio o basso rischio e anche gestione di una proprietà intellettuale modulata, non sempre le università e gli enti di ricerca hanno il personale con la sufficiente preparazione, quindi potrebbe esserci anche un sistema nazionale che di supporto a questo per gli enti di ricerca e per l'università, non tanto che mette in contatto, che fa il trasferimento, ma che sostiene da un punto di vista tecnico. Io mi sono trovata spesso con avvocati, a gestire soprattutto quando ero rettore, avvocati di grandi corporate, super qualificati, top, e magari io avevo soltanto l'ufficio legale della mia università, che, però, per proprio anche come dire eh, pro, esperienza in gestione, non era in grado di fronteggiare queste. Mi sono sentita diciamo, piccola di fronte a questo. Quindi poi sono stati le stesse corporate con cui ho avuto a che fare che hanno fatto sì da aiutarci per una, perché gli accordi in cui c'è solo uno dei due che guadagna non vanno avanti a lungo, bisogna riuscire a trovare il modo di fare un accordo win-win e questo è è la mia eh, come dire, è stata la mia esperienza quando ho avuto a che fare con chi ha tenuto anche un rapporto che ha fatto sì che l'università crescesse o l'ente di ricerca crescesse, allora la cosa ha funzionato. Quindi, secondo me, è un argomento molto così tecnico, perché ci sono proprio dei problemi tecnici di, di scrittura di questi accordi e anche di divisione formulazione, e formulazione del meccanismo per le royalties, per le licenze esclusive e inclusive. Quindi, non è soltanto la pubblica amministrazione, è proprio una crescita complessiva, se, se si fanno accordi in cui si vince entrambi, poi le cose vanno avanti a lungo. E io potrei citarne tanti che al CNR stanno andando bene, altri che invece vanno peggio perché non c'è chiarezza su questo aspetto. Quindi a volte si pensa firmare l'accordo sia il punto. No, non è firmare l'accordo, è trovare gli accordi sulla proprietà intellettuale e, e, e sulla gestione dei risultati, secondo me, che è decisivo e anche un trasferimento di competenze e di persone che può essere il meccanismo diciamo migliore per riuscire a raggiungere questo, quindi riuscire a far sì che poi le persone vadano avanti nell'impresa e anche un assorbimento di personale qualificato che è poi è quello che lascia veramente, fa un upgrade della cultura imprenditoriale e lascia all'università la sensazione di aver contribuito a questo upgrade Nicoletta no. Nicoletta, furor di popolo. Nicoletta, ma breve per favore. La mia era semplicemente perché la Presidente ha individuato molto bene il nocciolo. E dato che abbiamo tutti la responsabilità di portare avanti no, questa, quanto il PNRR può dare questa spinta, quanto riuscirà, riusciremo attraverso il PNRR a risolvere... Il tema della proprietà intellettuale è adesso sul tavolo. No? Eh, sì, gli enti stanno ragionando su come fare gli accordi con le imprese che stanno già dentro, stanno già fuori e quindi, come giustamente diceva adesso la Presidente, è il nocciolo. Eh, io penso che il PNRR sia la palestra in cui risolvere molti dei problemi che ci hanno bloccato in questi anni, quindi dobbiamo tutti lavorare su quello. Volevo chiedere alla presidente Umbrella. Beh, po io penso se... di sì. La, già, la legge diciamo che ha, ha un po' riorganizzato il tema della proprietà intellettuale in Italia, ha, ha facilitato quindi le, le innovazioni normative. però ci sono strumenti eh, che sono decisivi per l'innovazione, il patent box o altri, che sono cruciali, su cui bisogna lavorare insieme. Per, però, diciamo, secondo me, dipende molto dal taglio della coppola. Da uh, adattare gli strumenti e avere una flessibilità di capire l'interlocutore che hai davanti, questo è reciproco. E forse sul PNRR potremmo cercare di risolvere, e affrontare sui temi. Io uh, la raccomandazione che faccio è sempre: per esempio, adesso è cioè, cioè, già arrivato il nuovo governo. Eh, secondo me, farà arrivare qualche proposta concreta al nuovo governo, in questo senso, può essere utile, cioè può essere utile per il nuovo governo avercela sul tavolo. Ecco, come dicevo prima, piuttosto che lamentarsi, costruiamo delle proposte insieme e magari, appunto, lavoriamo eh, per far arrivare delle proposte di semplificazione che non arriveranno dall'alto, perché il Parlamento non ha la consapevolezza di quali sono le difficoltà che incontriamo io e lei a far dialogare pubblico e privato, quindi ce l'abbiamo noi questa consapevolezza, quindi la dobbiamo far arrivare Concretamente fai questa norma e questa ci libererà. Magari di 10 che ne presentiamo, due passa. Grazie, direi che possiamo chiudere qui la sessione.